Ciao ragazze e buongiorno, benvenuti in un nuovo video Svuota la spesa. Sono stata sia da Lidl che da Eurospin. In tantissime mi avete chiesto: Vale, ma non fai più video Svuota la spesa? Perché non li fai più? Non è che non li voglio fare più, ragazze, che diventa veramente complicato andare a fare la spesa in questo periodo. E capita molto spesso che entri alle 13 ed esci da un supermercato alle 15, quindi poi io ritorno a casa e nel frattempo si sta sciogliendo quello, devo mettere tutto in frigo ed è veramente difficile riuscire a fare una svuota alla spesa. Questa mattina sono uscita molto molto presto, nel senso che alle 11 ero già a Lidl, sono tornata a casa, ora sono le 13, sono passata pure da Eurospin, per questo vi dico, ci ho messo tanto tanto tempo. Iniziamo subito, mi raccomando ricordate di spolliciare per sostenere me, il mio canale e ovviamente tutto il resto, soprattutto se volete altri video di questo genere. Allora, da Lidl ho preso un po' di cosucce, ho speso un bel po', totale, allora, 75 euro da Lidl e 48 euro da Eurospin, totale, ve lo scrivo nell'anteprima. Allora, ho preso innanzitutto 3 di questi pelati, polpa di pomodoro. Polpa di pomodoro, ne ho presi 3. Mi sa che non li ho mai presi questi di Lidl. Non mi ricordo se li ho presi oppure no, se mi piacevano oppure no, ma li ho presi comunque. Poi ho preso questo, non è che non lo uso mai, io solitamente utilizzo per tutto, anche per gli impasti, l'olio extravergine d'oliva. Ho visto che però in tantissime usano l'olio di semi vari, e quindi ho voluto prendere una bottiglia di olio di semi vari. Questo è di girasole e insieme vari. Poi ho preso, sotto vostro consiglio, perché io ascolto i vostri consigli, questo qui che è un detersivo per lavare i pavimenti della settimana Ringo. E non l'ho neanche aperto per capire la profumazione. Però c'è una ragazza che mi ha scritto su Instagram, se non mi seguite su Instagram, andatemi a seguire su Instagram. E mi ha scritto, allora, così magari non mi dice niente, però forse lava benissimo il pavimento. Mi ha scritto appunto su Instagram: Vale, se lo trovi prendilo perché è una profumazione buonissima. Non rientra nelle mie profumazioni, però magari è buonissimo per lavare il pavimento. Poi, quindi ti ringrazio, comunque io vi ringrazio in generale perché molto spesso su Instagram mi mandate delle fotine, mi dite: Vale, sto guardando il tuo video, io le ricondivido sul mio profilo Instagram, vi voglio un sacco bene, veramente tanto. Poi ho preso questo qui che è uno yogurt da bere alla fragola, questo è quello di Lidl, mi piace, l'unica cosa è che lo trovo troppo colorato per i miei gusti, un po' troppo chimico alla vista, ma il sapore è buono. Poi ho preso questi qui che sono per Luna, perché ogni tanto, per farla star tranquilla, nel senso che ogni tanto da dicevitudine, nel senso che inizia a giocare da sola come la pazza, oppure non fa mangiare whisky, e per farla star tranquilla le do uno, si mette lì per 10 minuti, sta buona. Poi però mi raccomando, non esagerate con ste cose, parla quella che la vizia, non esagerate con ste cose perché comunque fa male a lungo andare sui vostri cani. Poi ho preso, lo sto mischiando un po' la spesa, vi va bene? Sì, facciamo andare bene. Ho preso, queste le ho prese da Eurospin invece, poi continuo, ce l'ho mista, le buste ce le ho miste. Questa l'ho presa da Eurospin e ho preso 4 di queste passate, perché è veramente buona, io la utilizzo per fare le pizzette, la utilizzo per fare cose varie, per fare i sughi tranquillamente, i ragù. E su Instagram, lo state vedendo, mi sto divertendo tantissimo in cucina in questo periodo, impasti su impasti, pizze su pizze, cornetti, focaccia, di tutto esce. Quindi 4 di queste. Ah! Io da Eurospin, credimi ce l'ho ancora qua perché
la volevo prendere, sono stata tutto il tempo tentatissima. Ho visto della Candy, se non sbaglio, l'asciugatrice in offerta a 199 euro, e la volevo prendere, però visto che cioè io sono 10 kg, capito, ci metti 10 kg di roba dentro, però io non ho mai preso un'asciugatrice, quindi non so se prendere un'asciugatrice o una lavasciuga. Solo che la mia lavatrice è nuova, ha tipo 2 anni, 3 anni, e comunque sono 7 kg, l'ho presa su misura. Sono, cioè, devo capire. Consigliatemi, io ascolto sempre i vostri consigli. Poi continuiamo. Lidl, sempre Lidl, ho preso 2 confezioni di questo macinato qui, che è macinato di bovino scottona adulto, e l'ho preso semplicemente perché con uno ci faccio le polpette e con l'altro ci faccio gli hamburger. Poi ho preso le fragole, fragoline. Poi ho preso 2 di mascarpone, perché tantissime di voi mi hanno chiesto di fare la ricetta del tiramisù. Io il tiramisù lo faccio, ma lo faccio senza uova, quindi se volete faccio vedere come faccio il tiramisù, fatemelo sapere con un commentino, però lo faccio senza uova. Ottimo, e lo faccio deck, lo faccio decaffeinato, che è ottimo per quelle donne che sono incinte e incinta. È uguale. Vabbè, poi ho preso 2 confezioni di queste buste per cani. Io solitamente le ordino da Amazon, non le sto ordinando, non solo per la questione evitiamo i trasporti, però non le ho ordinate anche per il fatto che comunque su Amazon quelle che prendevo io da 9 euro sono arrivate a 20 euro, 19,90 euro, 20 euro comunque, e le ho trovate veramente esagerate, quindi ho detto no, lasciamo stare, le prendiamo da Lidl. Poi ho preso le fettine di lonza di suino. Poi ho preso, sempre per la serie io non la vizio, questi qui che a me piacciono. Poi vi ho preso sempre 2 di queste qui, 2 ossa, che durante le settimane, un po' per volta, li vengono distribuite secuse. Poi vabbè, gli ho preso qualche scatoletta di queste, perché lei, i croccanti, solo i croccantini, la viziata del... solo i croccantini non li vuole, capito? Lei deve mangiare l'umido, quei croccantini. Tu dici, non è che è viziata, sei stata tu a viziarsi? Sì. No, in realtà è perché ha visto Whisky e dice che io sono scema. No, anch'io voglio l'umido con i croccantini. Però ricordo che un ragazzo del negozio di animali dove solitamente io mi vado a fornire, ovvero Gio Zampetti qui a Bari, mi disse Mauro mi disse: no, io ho il mio cane sin da subito, ho dato croccantini e continuo con quello. E io avevo solo Whisky all'epoca, e quindi dissi vabbè, anche un giorno, se mai dovessi prendere un altro cane, solo croccantini e basta. No. Così come quando si dice non rimproverare il bambino così con la... e poi ti rispondono: un giorno che sarai tu mamma vedrai che cosa significa. Io quindi alzo le mani e non parlo più su queste cose. Continuo a farvi vedere quello che ho comprato, vado a prendere l'altra busta. Allora, qui dentro invece ci sono 2 confezioni di savoiardi, erano in offerta a 85 centesimi, ottimo, con questo ci faccio il tiramisù. Poi ho preso 2 di questi qui che hanno una scadenza breve, infatti erano in offerta, scadono il 13, perché ci faccio il rollè con dentro questo sottiletta e basta. Questa è sottiletta, che cos'è? Petto di pollo e petto di tacchino cotti al forno.
E quindi appunto io faccio questo rotolo, infatti stamattina ho messo a fare già l'impasto, non ci ho messo niente, cioè non ci ho messo niente nel farlo, sono 500 grammi di farina, questo è un impasto per pizza, 500 grammi di farina, più o meno, io sono andata a occhio, 10-12 grammi di lievito di birra, io lo sbriciolo direttamente nella farina perché... perché no, perché lasciamo stare, perché ho visto, cioè c'è chi lo scioglie nell'acqua, l'ultima volta non ha lievitato nulla, quindi ho fatto così e poi mi sono sempre trovata bene quando facevo così, e poi che ho messo? Poi ho messo un cucchiaino di zucchero per far per la reazione chimica zucchero e lievito, un cucchiaino e mezzo di sale e 300 ml di acqua. E niente, poi impasti e viene fuori la pizza. Allora, poi farina, ho preso questa qui di grano tenero, sì, ne ho prese o due o tre, non me lo ricordo, stavo utilizzando quella della Barilla, però sai che non mi piace, non mi piace, vedi un po' tu, ne ho prese due. Poi ho preso fettine per la pizzaiola di bovino adulto, questa qui. Poi ho preso i wurstel, questo ogni tanto il premietto, so che non si dovrebbe dare, però ogni tanto il premietto. Che visti così effettivamente sembra che io dia tutto insieme, però ho fatto semplicemente scorta, ho fatto solo scorta. Luna non li ha tutti insieme, già sta grossa. Poi poverina, ma te lo sto dicendo, povero amore. Poi ho preso lo zucchero a velo. Poi ho preso questi zuccherini crunchy per torte, perché devo fare il 15 aprile il compleanno di Maurizio, mio fratello, e voglio fare la rainbow cake, quindi non so se registro il video, speriamo che venga bene. Ho pensato di fare la rainbow cake, quindi la faccio e poi vi faccio sapere. Se volete il video, fatemi sapere con un commentino. E vi farò il video anche, prima la provo e poi vi dico come viene. Vi giuro che io l'ho sempre snobbato, cioè non ci ho mai fatto caso, però oggi mi sono soffermata e ho detto no, l'ho trovato a Lidl, ho trovato il decaffeinato, questo è il caffè solubile, costicchia, costa 3 euro, però io ho visto fare tipo la crema, non la crema, sì, la crema di caffè, quella che prendete al bar d'estate. No, assolutissimamente, io lo devo fare, lo devo assolutissimamente fare, lo faccio decaffeinato perché io il caffè non lo posso bere, però lo devo fare. E se viene bene vi faccio vedere, insomma, un po', anche perché ho le gocce di cioccolato, sai come viene bene? Buono. Poi ho preso questo, hanno cambiato il pack, però ricordo che era buonissimo ed è questa insalata di patate con dentro erba cipollina, yogurt e tutto il resto. Poi ho preso la besciamella, ho preso la besciamella, si sta surriscaldando, cercherò di fare prima possibile. Poi ho preso questa qui, la salsa rosa della Calvè. E infine, sempre qui a Lidl, ho preso sia pepe bianco macinato che aglio macinato. Vado a prendere l'altra busta. Allora, visto che come sempre la videocamera si surriscalda, io mi sono fermata un attimo e sono andata a mettere un po' di roba nel frigo. Continuiamo. Da Lidl ho trovato in offerta questa qui, la Scottex, 12 rotoli mi sa che sono. Sì, 12 rotoli a 4,99€, quindi 5 euro. L'avevo già presa 2 settimane fa e non ve l'avevo fatta vedere, però io solitamente questa la compro e la pago 1,99€, 4 rotoli o 6 rotoli, ma non me lo ricordo. O 4 o 6, comunque era buona, insomma, l'offerta. Poi ho preso da Eurospin una baguette, anche se posso tranquillamente fare io il pane, però era lì, insomma, 39 centesimi, chi vuoi che sia. Poi ho preso il fegato, ho preso il fegato perché questo lo devo tagliare a pezzettini, perché Federica del canale Federica Home Sweet Home mi ha fatto venire il desiderio, ho detto vabbè no, devo fare il fegato con la cipolla rossa ed è buonissimo, saltato in padella, quello è spettacolare.
Poi ho preso due di questi panini per hamburger, perché appunto devo fare l'hamburger e questi panini sono ottimi, anche se effettivamente potrei fare io il pane, visto che compro farina come se non ci fosse un domani. Poi ho preso 4 di questa panna, non era in offerta, ho preso 4 di questa panna perché con una ci devo fare la torta, no? Con l'altra ci devo fare la crema al caffè e con le altre due ci devo fare una, ci devo fare il tiramisù e l'altro, l'ho detto, ma non me lo ricordo, la mimosa. Ce le ho tutte. Poi ho preso la rucola, perché noi la rucola non la sai. Poi ho preso le gocce di cioccolato. Queste sono quelle che vi dico io che sono spettacolari rispetto a quelle di Lidl. Poi ho preso due di questo tanto formaggio grattugiato. Anche se io preferisco il pecorino come sapore, mi piacciono i sapori più forti rispetto a quelli delicati. Poi ho preso due di questa pancetta a cubetti che per il soffritto è ottima. Poi ho preso i pomodorini, questi qui ciliegino, che non ho trovato a Lidl, erano in offerta a 1,50€, ma li ho trovati all'Eurospin a 99 centesimi, quindi ho detto meglio ancora. Poi, eccoci l'altra panna. Poi ho preso queste mozzarelle qui che lasciano il tempo che trovano, però per la pizza sono buone, la cucina. Poi ho preso gli spinaci, perché io adoro farli come contorno, insomma mi piace farli. Poi ho preso i biscotti questi qui, che sono tipo le gocciole, sempre dell'Eurospin. Poi qua c'è un'altra di questa confezione di pancetta a cubetti. Poi ho preso lo yogurt, perché appunto volevo fare lo yogurt intero bianco. Volevo fare non ho preso merendine, ho detto voglio fare io la ciambella e il ciambellone con lo yogurt e il cacao. Anziché mettere il cacao metto il Nesquik, perché ce l'ho e lo devo consumare, quindi volevo fare quello. Poi ho preso un po' di affettati, perché appunto sto facendo questi rotoli al forno, sempre con l'impasto per pizza. Vengono buoni, vengono croccanti, anche se se riesco vi faccio il pan brioche. Ho preso la spalla, questa qui, che va benissimo per usarla in cottura. Ho preso arrosto di tacchino a fette, tu dici ancora? Sì, questa è la scadenza più lunga, non lo cuocio, dopo lo mangio così, e due di pancetta arrosto. Poi ho preso un dentastick a luna, dei fardelli d'acqua che non vedete, un po' di Coca-Cola qua e là. Ho preso di nuovo, questo ve l'ho detto anche su Instagram, che cos'è? La Schweppes lime e menta, wow, che buona, una scoperta fantastica, ottimo. Lo metterò nei preferiti del mese. Ormai già sapete quali sono i preferiti del mese. E infine ho preso le cipolle rosse perché sono buone, le puoi mangiare sia crude che cotte. Ragazzi e ragazze, io ho terminato. Come sempre spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, ricordate di spolliciare tanto. Che altro dirvi? Non l'ho preso, mi sono ricordata di non prendere la pasta di Eurospin, nemmeno di Lidl, l'andrò a prendere da un'altra parte. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un enorme bacione, ciao!